Ah, sta arrivando ancora gente. Salve, piacere. Salve, sono il direttore del dipartimento. Moreno. Grazie per essere venuti. Grazie a voi. Mai avuto tanto follo, complimenti. Ci mettiamo in mezzo, mi pare, no? Prova. Buon pomeriggio, benvenuti a questo primo appuntamento di Musica e Scienza. Io mi chiamo Nunzia Borra, sono il responsabile del progetto, uno studente di matematica e ho l'onore e il piacere di dire due parole su Musica e Scienza. Per fare ciò devo fare un passo indietro e dire due parole su cos'è Corollario. Corollario è il coro del Dipartimento di Matematica, che è nato 4 anni fa
per volontà di un gruppo di studenti di matematica e nel corso degli anni ha coinvolto più di 40 studenti anche da diversi corsi di laurea. Nasce in un contesto che è quello del Dipartimento di Matematica, che forse è uno dei pochi, forse l'unico dipartimento a avere a disposizione un'aula a pianoforte per gli studenti, questo grazie al circolo musicale di Torre Archimede, e in questo contesto di concerti, rassegne e appuntamenti musicali nasce Musica e Matematica. È un festival dedicato a mettere luce tra i rapporti tra musica e scienza, in particolare quest'anno tra musica e matematica, e lo fa con una serie di attività dedicate. La prima è il seminario di oggi, ci sarà un altro seminario domani alle 15 su il temperamento del pianoforte e l'accordatura del pianoforte nella chiesa di Santa Caterina, a cura di Davide Furlanetto. Ci sono invece due concerti, uno stasera nella Sala dei Giganti di Alberto Misirca e Daniele Ruggeri, un concerto per flauto e chitarra, collaborato in collaborazione con gli Amici della Musica. Un ultimo concerto sabato, in cui canterà il coro Allario, e il Polietnico, il coro del Politecnico di Torino, a conclusione di due masterclass che effettueremo tra venerdì e sabato. Ricordo che questo festival è finanziato con i fondi per il bando delle iniziative culturali degli studenti, bandito dall'Università di Padova, al patrocinio dell'Ateneo, al patrocinio del Dipartimento di Matematica, in collaborazione con gli Amici della Musica. Per entrare nel vivo di questo festival passo la parola alla professoressa Fiorò e buon proseguimento. Salve a tutti, è un vero piacere essere qua e potervi presentare il professor Moreno Andreatta, che è definito il mate musicista. Lui è laureato in matematica a Pavia, però ha anche un diploma in pianoforte, in contemporanea a Novara, nonché poi un dottorato di ricerca, ma adesso è direttore di ricerche al CNRS, affiliato all'IRCAM, che è l'Istituto di Ricerca e Coordinazione dell'Acustica della Musica. Attualmente ha una fellow all'IRMA, che è l'Istituto di Recherche de Mathématique Avancée a Strasburgo. I suoi campi di ricerca sono i rapporti tra matematica e musica e è particolarmente appassionato della divulgazione scientifica dei rapporti tra matematica e musica e ha partecipato l'anno scorso, 2017, al Festival della Scienza di Torino, dove ha avuto uno scambio, l'onore di discutere con Paolo Conte. Paolo Conte. Se tu vuoi dire qualcos'altro, no, va bene. Fa molto piacere. Va benissimo. Benvenuto. Ho già il microfono. Il titolo, scusate, sarà Nastri, orologi e ciambelle, un viaggio nella ricerca musicale contemporanea. Grazie. Grazie alla professoressa Fiorò, grazie agli organizzatori di questa splendida iniziativa, Musica e Scienza. Quindi sono particolarmente felice di iniziare questo ciclo con un viaggio nel mondo della matematica, matte e musica, della ricerca matte musicale contemporanea. Ho scelto tre oggetti, nastri, orologi e ciambelle, che diciamo, tradizionalmente non si abbinano ai rapporti di matematica e musica, e spero di riuscire a mostrarvi che in realtà hanno dei legami profondi con la ricerca matte musicale. Allora, tutte le sigle che vedete, ho visto nel pubblico degli occhi che cercavano di interpretare IRCAM, CNRS, UPMC e l'Università di Parigi 6, la Sorbona. Questa è la mia filiazione parigina e, come diceva la professoressa Fiorò, sono fellow dell'Istituto di Studi Avanzati, l'USIAS, all'Università di Strasburgo, dove lavoro in un dipartimento di matematica, l'IRMA, ma in legame, diciamo, in collaborazione con il GREAM, che è il gruppo di recherche experimentale sull'atto musicale, quindi musicologia. In questo ambito ho fatto un corso quest'anno sui modelli matematici per la canzone, che questa è la mia grossa passione. Quindi vi parlerò piuttosto di musica popolare, di popular music, di canzone, però con qualche esempio che viene dalla musica, diciamo, contemporanea, dalla musica colta, dove l'IRCAM ha avuto un ruolo importante, come probabilmente sapete. Questo è l'Istituto di Ricerca e Coordinazione Acustica Musica, quindi fondato da Pierre Boulez nel 77. Questa è la maquette, vedete, siamo
siamo nel sottofondo, siamo a livello meno 2 rispetto alla piazza della fontana Igor Stravinsky. Avete uno spaccato della grossa sala di concerto, che è l'espace de projection, dove l'acustica è variabile e quindi è possibile adattare la scena, l'acustica, a contesti musicali diversi, quindi una piccola formazione, una grande orchestra, avranno bisogni acustici diversi. Nella chambre anechoique, la camera sorda, camera anechoica, si studiano le proprietà acustiche degli strumenti musicali, quindi questo, diciamo, è il grosso dell'attività scientifica che l'IRCAM consacra alla musica contemporanea. Parallelamente c'è un IRCAM colorato che mi piace mostrare, è un IRCAM nel quale ci si occupa di improvvisazione assistita su computer, quindi si sviluppano software in questo senso. Vedete Pierre Boulez che dialoga con Frank Zappa. Negli anni 80 questo rocker progressivo bussava alla porta di Pierre Boulez per domandargli di dirigere i suoi brani. E The Perfect Stranger, questo CD, testimonia l'apertura del compositore Pierre Boulez a quell'epoca rispetto a questo repertorio. È un qualcosa che continua al giorno d'oggi, e musiche dei film, Farinelli per esempio, questa voce che non esiste è stata prodotta in laboratorio dall'equipe di Xavier, dall'equipe di analisi e sintesi del suono. Vi passo un piccolo estratto, perché così vi faccio un blind test per sapere cosa si riuscite a immaginare, cosa può essere. Questo fa parte delle attività di ricerca che coinvolgono la musica, la popular music, quindi quella che in Francia si chiama la musique actuelle, non c'è una definizione, diciamo, musica leggera o... è difficile definirla. Vediamo se riuscite a immaginare cosa può essere. Ritornerò in seguito su questo esempio. Non so se qualcuno può intuire di cosa si tratta. No. Bene, meglio così. Così poi sarà una sorpresa alla fine. L'immagine dovrebbe dirvi qualcosa, dovrebbe lasciarvi pensare che stiamo lavorando sui Beatles, stiamo facendo delle operazioni strane. Beh, allora... Una parola sul contesto di questa ricerca. L'IRCAM ha svolto un ruolo importante nella costituzione di una società internazionale per la matematica e la ricerca matemusicale. Questa è la Society for Mathematics and Computation in Music, con una serie di conferenze che iniziano nel 2007 a ping pong fra l'Europa, gli Stati Uniti, il Canada. Quindi ogni 2 anni ci muoviamo, La Society raggruppa un centinaio di ricercatori, un po' sparsi nel mondo, con delle pubblicazioni regolari, quindi con i Proceedings editi da Springer, con un giornale ufficiale, che è il Journal of Mathematics and Music, con un codice. Questo è stato un grosso risultato dato dagli sforzi congiunti dell'European Mathematical Society, dell'American Mathematical Society, per arrivare a definire Mathematics and Music con una... Sapete che... Siamo in matematica, quindi abbiamo bisogno di un codice che identifichi la disciplina, e questo codice adesso esiste, quindi è possibile pubblicare dicendo: faccio ricerca su matematica e musica, questo è il mio codice. Quindi la rivista che edita da Taylor e Francis, una serie di una collezione di libri, ho cito queste due collezioni nelle quali sono un po' implicato, Computational Music Science e Music Science, una internazionale e una più francofona, con una serie di volumi. Quindi esiste un contesto, diciamo, ufficiale per fare della ricerca matemusicale. Quello che manca in questo momento è, e ci tengo a dirlo perché siamo qua di fronte a degli studenti, è la possibilità di offrire delle borse di dottorato, quindi di creare veramente una dinamica dal punto di vista degli studi post laurea.
e in questo senso abbiamo proposto, è in corso di reviewing, abbiamo proposto la creazione di un network, European Training Network, sulla Computational and Mathematical Music Analysis and Generation, che raggruppa, diciamo, un training network che raggruppa diverse istituzioni europee con l'idea di avere un buon contingente di borse di dottorato e cotutele, codirezioni, quindi vediamo se andrà in porto. In ogni caso, queste iniziative servono per concretizzare, per dare una stabilità a un tipo di ricerca che ha bisogno, al di là delle posizioni rare di ricercatori che si occupano di questo, come ho avuto la possibilità di avere, la fortuna di avere, è importante creare un contesto nel quale i giovani matematici che escono dall'università possano veramente dedicarsi a sviluppare un dottorato e eventualmente entrare nella ricerca dal punto di vista della matematica e della musica. Allora, ho un piccolo diagramma che riassume un po' la filosofia che ho cercato di portare avanti in questi anni rispetto a quello che ho proposto molti anni fa di chiamare ricerca matemusicale. Allora, qual è la grossa differenza rispetto a, diciamo, la prospettiva tradizionale che vede la matematica applicarsi direttamente alla musica? Il punto di partenza è la musica. Quindi è un po' un capovolgimento di prospettiva. Ci sono dei problemi posti dalla musica che hanno un interesse intrinseco musicale e la prima tappa di questo processo, di questa dinamica matemusicale, consiste nel formalizzare un problema, quindi passare dalla musica alla matematica attraverso questa zona intermediaria che è l'informatica, quindi la modellizzazione. Arriviamo quindi a degli enunciati matematici che possono essere generalizzati e la generalizzazione permette di ottenere teoremi, risultati nuovi, permette anche di ritrovare vecchi risultati. Quindi può essere anche interessante trovare un vecchio risultato partendo da un problema che non aveva nulla a che vedere con il problema che era stato posto inizialmente, quindi un problema musicale, e poi, vedete, scendiamo nella fase applicativa alla musica e qui abbiamo una bella articolazione fra musica, analisi musicale, teoria musicale, composizione. Queste tre materie si tengono, queste tre discipline si tengono insieme, unite, soprattutto nel XX secolo. E ritorniamo al problema principale, dopo averlo arricchito, passando per l'universo della matematica. Allora, questo schema si applica a un certo numero di problemi. Vi do un esempio per farvi capire un pochino come, partendo da un lavoro sulle note, sugli intervalli, sulle scale, sugli accordi, è possibile toccare dei problemi profondi in matematica. Allora, questo è uno dei teoremi celebri della teoria matematica della musica. Il compositore Milton Babbitt, nella scuola di Princeton, degli anni 50-60, alla scuola alla quale appartiene George Rochberg, sì, anche, che è uno dei compositori che sarà suonato questa sera nel concerto organizzato dagli Amici della Musica, che ha lavorato appunto su questo concetto di strutture esacordali, esaccordi o accordi di sei note. Allora, il teorema dice che se prendete sei note a caso nel pianoforte, quindi per esempio, queste sono sei note, le metto in una rappresentazione circolare perché riduco il pianoforte ad un'ottava e quindi ho una rappresentazione ciclica, questo lo vedremo in dettaglio, che è la prima tappa, è il primo oggetto matemusicale che vorrei presentarvi, l'orologio cromatico. In ogni caso, vedete, abbiamo sei note e a destra abbiamo le note che non abbiamo suonato, quindi 12 note in totale, e prendo il complementare, quindi le note che non ho suonato, in questo caso ottengo due esacordi che sono legati dal rapporto di complementarità. Posso guardare le figure, nulla mi dice che queste due strutture musicali hanno un qualsiasi legame, sono molto diverse dal punto di vista, vedete, della struttura formale. Se comincio a contare gli intervalli, comincio a contare quanti intervalli di semitoni, questo è un semitono, la più piccola distanza, o di toni, eccetera, mi rendo conto che, facciamo il calcolo dei semitoni, i segmenti di lunghezza 1, vedete, 1, 2, 3, 4, 4 volte il piccolo intervallo di lunghezza 1, a destra 1, 2, 3, 4, 4 volte, prendo l'intervallo di lunghezza 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il teorema dice che
sei note a caso, un esacordo e il suo complementare, hanno lo stesso contenuto intervallare, hanno la stessa ripartizione degli intervalli, la stessa molteplicità di occorrenza degli intervalli. Quindi questo è un teorema profondo perché lega la musica alla cristallografia. L'omometria è la teoria che è nata nella cristallografia per studiare i cristalli che hanno lo stesso spettro a raggi X, ma sono diversi. Visti dal punto di vista dei raggi X, sono indistinguibili, sono lo stesso oggetto, come in questo caso, guardandoli dal punto di vista degli intervalli, i due accordi non possiamo separarli, eppure vediamo che si tratta di oggetti diversi, come i cristalli. Questo è un teorema che vi invito, invito gli studenti a cercare di dimostrare, è stato dimostrato almeno in 5 o 6 modi diversi, dal calcolo combinatorio, alla teoria dei grafi, fino all'ultima dimostrazione di Emmanuel Amiot, che è la più elegante e che utilizza la trasformata di Fourier discreta. Bisogna leggere nel contenuto intervallare un prodotto di convoluzione e poi la trasformata di Fourier discreta permette di passare, trasformare un prodotto di convoluzione in un prodotto ordinario e la dimostrazione arriva in 3 righe. Questa è la potenza degli strumenti che sono messi a disposizione del teorico della musica mano a mano che avanziamo nella ricerca. Quindi invito a chi vuole lavorare su questo piccolo problema, questo è uno dei tanti problemi matti musicali. Il problema che mi ha interessato all'inizio quando facevo gli studi di matematica a Pavia era un problema di fattorizzazione di gruppi, che nasce anche da un'idea musicale, e si tratta di costruire un cosiddetto canone ritmico a mosaico. Cos'è un canone ritmico a mosaico? È un ritmo che è suonato in modo canonico, quindi ripetuto uguale a se stesso, traslato nel tempo, e in modo tale che a qualsiasi momento avete, immaginate 6 percussionisti che suonano lo stesso ritmo, a qualsiasi momento avete un solo percussionista che suona, mai 2 percussionisti che suonano nello stesso momento e mai un vuoto, un elemento che non è suonato. Quindi abbiamo riempito completamente l'asse del tempo, abbiamo fatto un timing, una tassellazione degli interi per traslazione di un pavé o di un sottoinsieme. Questo problema corrisponde a una fattorizzazione, fattorizzare il gruppo ciclico in somma diretta di sottoinsiemi, quindi non di sottogruppi ma di sottoinsiemi, con delle proprietà, con dei vincoli in più, perché in questo caso vedete che i sottoinsiemi corrispondono a dei poligoni che non hanno simmetrie rotazionali, non ci sono simmetrie interne, e questo rende il problema estremamente difficile. Se ci fossero delle simmetrie interne sarebbe facile. L'interesse di questo problema è che è legato a una congettura aperta in matematica, che è la congettura di Fuglede, una congettura spettrale, che è stata dimostrata falsa in dimensione superiore a 3 e che è aperta in dimensione 1 e 2. La dimensione 1 è esattamente il timing della linea, degli interi. Quindi vedete, è possibile partendo da un problema, questo è un problema musicale, che Anatol Vieru, compositore rumeno, si è posto negli anni 60-70, che Dan Tudor Vuza ha risolto da un punto di vista matematico, mostrando che bisogna fattorizzare dei gruppi, e su questo problema avevo lavorato nella mia tesi di laurea ai tempi dell'Università di Pavia, e è un problema che mi accompagna sino ad oggi. Qua vedete una lista di problemi che ho riassunto nel mio memoir, nella mia dissertazione di abilitazione L'HDR in Francia. Avete questo, dopo il dottorato si fa una sorta di abilitazione per dirigere le tesi di dottorato, e questo l'avevo fatta nel 2010 a Strasburgo, a l'IRMA, non sapendo che poi sarei andato a lavorare da loro qualche anno dopo. E il documento è interessante perché riassume un pochino i vari problemi sui quali questo modello di dinamica matemusicale funziona. Quindi avete il timing, vedete come riempire uno spazio, come fattorizzare un cerchio in rotazioni di uno stesso poligono, è legato al problema della tassellazione dei cubi, un problema di Minkowski, che era stato risolto da Ayoshe negli anni 50 e che ha dato luogo alla classificazione dei cosiddetti bad groups, good groups, sono una parte della matematica che è legata appunto a questi canoni particolari che vi ho mostrato prima. L'omometria, questo è esattamente il problema del teorema dell'esacordo di Milton Babbitt.
L'omometria funziona anche per accordi di nota inferiore a 6. Qua avete due tetracordi che Webern utilizza spesso nelle sue composizioni. E se guardo tutti gli intervalli che sono contenuti, scopro che ogni intervallo è rappresentato almeno una volta, una e una sola volta. Sono tetracordi omni-intervallari che contengono tutti gli accordi. E vedete che sono diversi, non si assomigliano, a parte il fatto di avere lo stesso contenuto intervallare, eccetera, eccetera. Quindi vi lascio un po' percorrere la lista. La cosa interessante è che ci sono problemi che hanno delle intersezioni, quindi ci si ritrovano delle passerelle fra un problema e l'altro. Poi ci sono dei punti un po' singolari, ci sono alcuni problemi che sono stati il calcolo delle differenze finite sulle sequenze periodiche o i block design sono dei problemi specifici posti da dei compositori e che hanno avuto una risposta che non ha coinvolto tutto lo... Grazie mille, mi ho visto in difficoltà. Allora, cito solo un lavoro perché sono venuto a conoscenza recentemente di questo lavoro di Nicola Ancelotti su questo problema delle sequenze periodiche, anche che qua nella sala sulla direzione di Luisa Fiorò, professoressa Fiorò. Quindi questo mi fa ben sperare che ci siano altri studenti che vogliano lavorare su questi aspetti matematica e musica. Allora, tutti questi problemi, scusate, allora, tutti questi problemi mettono in moto dei meccanismi, degli strumenti algebrici e delle rappresentazioni geometriche. C'è un'articolazione stretta fra algebra e geometria. E mi sembra che Alan Cohn abbia ben riassunto questa dualità che esiste in matematica fra, diciamo, la geometria che è spaziale, l'algebra che è temporale. Vedete, in questa citazione ci parla proprio dell'importanza di articolare pensiero algebrico temporale con pensiero geometrico spaziale, proprio perché nella musica sono presenti entrambe le cose. La sua tesi di Alan Cohn, va ben al di là, perché dice che è possibile percepire lo sviluppo dell'algebra attraverso la musica. Allora, questa è una tesi radicale che non posso sviluppare in questa sede, ma che vi invito sulla quale vi invito a riflettere, magari percorrendo il video del dialogo che ha avuto con Pierre Boulez nel 2011, quando abbiamo organizzato una delle conferenze di cui vi parlavo all'IRCAM. Il video è disponibile online ed è appunto una discussione sulla creatività nella matematica e nella musica, dove un matematico che è anche un pianista di buon livello si confronta con un musicista, Pierre Boulez, che ha avuto degli studi di matematica, che ha fatto degli studi di matematica e quindi, diciamo, con delle visioni molto diverse su cos'è la musica, cos'è importante nella musica, il linguaggio o l'improvvisazione, per esempio, che è una delle grosse tesi di Alan Cohn. Bene, ritorniamo a queste rappresentazioni geometriche. Qua avete una piccola idea dei vari spazi che potremmo utilizzare per analizzare la musica. Strutture elicoidali, ciambelle, orbifolds, orbivarietà, sono delle varietà riemanniane quozientate per i gruppi di permutazione, per i matematici presenti che volessero studiare questo aspetto. Ci sono delle ipersfere, quindi spazi di dimensione superiore, cerchi, strutture tiling esagonali. Allora, ovviamente non posso parlare di tutto questo. Magari un piccolo accenno a questo oggetto che vedete qui, che riconoscete sicuramente, il nastro di Möbius. Allora, chi ha inventato il nastro di Möbius? Chi ha inventato il nastro di Möbius? Quella è una domanda innocente. Möbius? No. Secondo voi? Ebbene, il nastro di Möbius l'ha inventato Bach. Sì, l'ha inventato Bach, perché Bach si divertiva a scrivere dei canoni enigmatici. Questo canone ha due voci dell'offerta musicale, è un canone enigmatico. Cos'è un canone enigmatico? Un canone che si risolve come si risolve un problema di matematica. Si parla di risoluzione di un canone, d'altra parte. Allora, questa è la voce del canone. (Susurra)
seconda voce. Chi la vede? È là, da qualche parte. Nessuno la vede? Sì, dov'è? Al contrario. Al contrario, esatto. Guardate cosa c'è alla fine. C'è lo stesso segno, quindi la chiave di Do, ma letta all'inverso. Quindi bisogna leggere questa voce partendo dalla fine. Che se metto insieme la lettura diciamo, normale e la lettura in retrogradazione, questa che si chiama retrogradazione, ebbene le due cose, le due voci si fondono in una bella composizione armonica dove l'inizio è uguale alla fine, ma twisted, con una leggera torsione. Quindi immaginate di avere il vostro piccolo nastro dove dovete identificare la parte iniziale con la parte finale, ma non direttamente in modo tale da fare un cilindro, lo facciamo con una torsione e in questo modo otteniamo il nastro di Memphis. Okay? Quindi questo canone vive in questo spazio non orientabile che è il nastro di Memphis. Siete convinti? No. Vi vedo perplessi? Allora vi mostro un piccolo video, una animazione di Just Liz che vi mostra innanzitutto che le due voci vanno bene insieme, quindi bisogna verificare che se leggo la voce e faccio la retrogradazione nello stesso tempo ottengo qualcosa diciamo, che rispetta le proprietà armoniche, quindi provate a fare un'esperienza, provate a scrivere una melodia che ha questa proprietà, vi renderete conto che ci sono delle difficoltà per ottenere un buon risultato ed eccoci. Il procedimento funziona. Adesso vediamo un po' come il nastro è costruito. Possiamo dividerlo in due, sovrapporlo facendo questa inversione e soprattutto facendo questa torsione che permette alla formica di Escher di partire a destra o partire a sinistra. La formica sa dov'è il polo nord e dov'è il polo sud, ma non globalmente ovviamente, e arrivare alla fine. Ecco. Questa è una piccola dimostrazione di quanto la musica abbia anticipato idee che sarebbero emerse poi successivamente in matematica. Questo è un qualcosa che si riscontra spesso. Vi mostro due esempi dove questa stessa dinamica, questo stesso fenomeno si produce e questo mi sembra andare molto bene con il tema di questo seminario, musica e scienza. Allora la musica può essere scienza, può essere veramente apertura di nuovi campi nella matematica, come è avvenuto in queste due rappresentazioni che hanno diciamo, una lunga storia, si tratta della rappresentazione circolare e di quello che scoprirete essere il toro, l'equivalenza della rappresentazione toroidale, un altro modo di disporre le note nel piano anziché utilizzando una rappresentazione circolare. Il vantaggio di questi oggetti è che sono degli oggetti facilmente manipolabili, quindi il Museo della Scienza di Strasburgo, per esempio, ha costruito degli oggetti di legno che permettono ai bambini giocando con gli elastici di rendersi conto di quali sono le proprietà degli intervalli. Allora, purtroppo in questa conferenza non ho i miei collaboratori fedeli che sono Giulio e Chiara, i miei due bambini che porto sempre con me per permettere a loro di passare divertirsi con gli elastici in maniera innocente, ogni tanto
chiedo a loro di mostrare cosa hanno fatto per far capire che in fondo stanno manipolando delle strutture matematiche che hanno una rilevanza musicale. E per quanto riguarda la storia, bisogna fare qualche salto indietro nei secoli e andare ai tempi di Mersenne, che introduce questa rappresentazione e in questo modo apre un nuovo campo che è la combinatoria. O Eulero, che introduce questa rappresentazione e anche qui si tratta dell'apertura, della nascita di una nuova disciplina, la teoria dei grafi. In entrambi i casi la musica è là per dare problemi ai matematici. E questo è ben riassunto da una tavola che trovate negli scritti di Yannick Xenakis, si ritrova in Musica Architecture, è ripresa in vari scritti. Vedete, a sinistra c'è la musica e a destra c'è la matematica. Quindi la sua idea è che la musica prima la musica, come direbbe Salieri, e poi la matematica che reagisce o non reagisce a degli inputs che sono dati dalla musica. Per esempio il fenomeno del temperamento, del quale avrete una dimostrazione nella prossima conferenza, nasce un po' con Pitagora, con la scoperta che c'è una relazione fra la lunghezza della corda e l'altezza che si percepisce. Quindi in questo caso la musica è là per offrire il pretesto ai matematici di poter lavorare su questi concetti che poi avrebbero portato nella storia del temperamento fino al pianoforte. E mi sono un po' divertito a riempire i buchi che ci sono in questa tavola, mettendo per esempio Mersenne. Mersenne è il primo teorico della musica che si pone il problema: quante melodie posso costruire avendo a disposizione un certo numero di oggetti, ripetendo le note, senza ripetizione delle note. E per questo utilizza il grafo completo, come vedete, di tutti i percorsi che posso fare nello spazio temperato. O Eulero, come dicevo, con un'altra rappresentazione, lo speculum musicum, che risolve un vecchio problema dei ponti di Königsberg, del quale parlerò. Allora, parliamo un pochino di Mersenne, giusto per farvi vedere che all'epoca tutto si faceva alla mano, quindi i calcoli che fa Mersenne sul numero delle melodie possibili con 22 oggetti, per esempio, vedete, sono dei fattoriali, perché sono il numero delle permutazioni, nel caso più semplice. Il problema si complica nel momento in cui chiediamo di avere delle melodie che ripetono un certo numero di note o che è un controllo fine sulla ripetizione delle note. In ogni caso, nel caso più semplice, 4 elementi, 24 permutazioni. Quindi qui avete la tavola, eccetera, fino a... Vedete? Semplice, un piccolo calcolo, ma che mostra che c'è, questa idea di riduzione, della quale vi parlerò adesso, della riduzione del pianoforte ad una porzione che si chiama l'ottava, che è la porzione fra una nota e fisicamente quella che ha la frequenza doppia, che posso quindi disporre nella rappresentazione circolare, che posso quindi utilizzare per mettere in evidenza tutta l'algebra che si nasconde. Un piccolo articolo di divulgazione scientifica che è stato, che ho scritto con il mio collega Carlo Sagona alcuni anni fa, la musica messa in algebra. È proprio questa idea di studiare le simmetrie dal punto di vista algebrico rispetto a questo problema della riduzione del contenuto combinatorico del pianoforte ad una sola ottava. Allora vi faccio una dimostrazione utilizzando un software che è stato composto, che è stato ideato da Louis Bigot. Da questo lo lasciamo un pochino stare, prendiamo solo il cerchio per il momento. E questo software si chiama Hexachord, vi darò poi il link per potervelo scaricare. È un'applicazione Java, la scaricate, ve la mettete nel computer e se avete una tastiera come questa, ogni cosa che suonate la potete visualizzare. Quindi vedete, già vediamo tutte le note all'interno di un cerchio, vediamo come si comportano gli accordi, per esempio Do maggiore, Do diesis maggiore, Re maggiore. Qual è la relazione fra tutte queste trasposizioni? Sono delle rotazioni. Quindi, primo elemento, dato un qualsiasi accordo, quando faccio le trasposizioni musicali, ovvero aggiungo dei semitoni, in realtà sto facendo delle rotazioni dal punto di vista geometrico. Passiamo a un altro accordo diverso, di un tipo diverso, accordo minore, per esempio, Do maggiore, Do minore. È possibile passare dall'accordo maggiore all'accordo minore facendo delle rotazioni? No, perché le rotazioni preservano gli intervalli, quindi
nell'accordo maggiore ho Do, Mi, una terza maggiore, Mi, Sol, terza minore, quindi se pensiamo all'orologio avrei 4, 4 più 3 fa 7, quindi intervallo di 7 della quinta, Do, Sol. Nell'accordo minore ho, contiamo, 1, 2, 3, 3 intervalli, distanza 3, quindi terza minore, terza maggiore fra Mi bemolle e Sol e la quinta che è la stessa. Quindi vedete, la quinta resta, però la terza maggiore diventa terza minore. E il rapporto fra, vedete, accordo maggiore e accordo minore è un rapporto di simmetria, mano sinistra, mano destra. Quindi c'è un asse di simmetria che permette di trasformare questo accordo nell'accordo minore. E questo vale per tutti gli accordi minori, minori maggiori. Posso prendere Do maggiore, La minore, il cosiddetto relativo, la tonalità relativa. Sono uno spartito, 0 diesis, 0 bemolli, o sono in Do maggiore o sono in La minore. E qual è la simmetria fra Do maggiore e La minore? È l'asse che passa per la nota Re, D, nella terminologia americana, o inglese. Il Re è il vero asse di simmetria del pianoforte. Si dice, sediamoci nel Do centrale del pianoforte. È il Re che è la nota centrale, perché tutto si dispone, vedete, nota bianca, nera, bianca, bianca, nera, bianca, nera, bianca, nera, bianca, bianca, nera e bianca. Tutto è simmetrico rispetto al Re. Teorici della musica del XIX secolo, Camille Durut, per esempio, hanno ben visto questa proprietà, hanno sviluppato un sistema armonico basato interamente in questa su questa simmetria, la simmetria del Re. E vediamo un ultimo esempio. Così abbiamo tutte le possibilità di trasformare un accordo maggiore nell'accordo minore avendo due note che restano inalterate e una nota che cambia. Abbiamo visto Do maggiore e La minore, questo si chiama relativo, Do maggiore, Do minore, questo si chiama parallelo nella terminologia musicologica, e c'è un'altra possibilità, Do maggiore, Mi minore. Vedete, in questo caso ho mantenuto questi due intervalli, ho trasformato il Do in Si e anche qui ho un asse di simmetria che permette di passarmi da un accordo all'altro. E in questo modo, per esempio, guardiamo la scala diatonica, i tasti bianchi del pianoforte, vedete? La simmetria del Re, si vede molto bene, l'asse di simmetria che passa per il Re, e anche questa struttura di sette punti, che è una, diciamo, scegliere sette punti e disporli in questo modo è una particolarità della struttura diatonica. Ritorniamo quindi alla nostra presentazione per mostrarvi, allora parleremo soprattutto di accordi, ma avrei potuto fare una conferenza intera sul ritmo. Questo il ritmo si chiama Abaja o Bembe, dipende se siamo in Africa o a Cuba, un ritmo che fa ritmo ciclico, ta 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 ta. A cosa corrisponde questo ritmo? È quello che abbiamo visto appena adesso. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. È la struttura isomorfica, la stessa, diciamo, l'equivalente ritmico dei tasti bianchi del pianoforte. Questo è legato a un problema di combinatoria, sapete, si chiama il problema della cena, gli invitati a cena. Se avete sei persone, orientamento, diciamo, marxista, sei persone piuttosto a destra, e chiedete loro di disporsi in maniera attorno al tavolo in maniera tale che le interazioni siano massimali, allora si disporranno sinistra-destra, 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 in modo tale da poter convincere magari qualcuno a passare dall'altra parte. Quindi in questo caso ci si ritrova 7 contro 5, e 7 contro 5, questa si può mostrare come essere la soluzione ideale per aumentare le interazioni. Ed è un sistema fisico-chimico, il sistema di Ising antiferromagnetico di spin, più e meno un mezzo. Immaginiamo che anziché avere degli invitati di colore politico abbiamo delle cariche positive o negative. Se abbiamo un sistema infinito alterniamo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, il sistema è stabile. In un sistema finito dobbiamo disporre le cariche in modo tale da renderlo il più stabile possibile. E questo è dato dalla gamma diatonica, dalla scala diatonica, dai tasti bianchi del pianoforte. Ancora una volta, la musica può illuminare problemi non solo di matematica, ma anche di fisica. Esistono
Abbiamo dei colleghi negli Stati Uniti che hanno scritto, che hanno pubblicato in riviste di fisica partendo da questo fenomeno della scala diatonica, mostrando che è possibile rivedere il modello di Ising alla luce di queste applicazioni musicali. Allora, anche qui l'asse di simmetria, ovviamente. Altri ritmi. Senchio, utresio. Questo è il complementare, vedete? Prendo 5 punti in un cerchio di 8, prendo il complementare, quindi i 3 punti che ho escluso, li metto a 0 per poterlo... e ottengo... No? Se proviamo a farlo insieme. Vedete? Ta, 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 ta. Eccetera, il tango. Il tango è il tresillo, il tango è il senchio, il complementare del tango è il tango, e questo è un piccolo teorema che nasce. Allora, questa sera nel concerto ci sarà un tango di Piazzolla, quindi vedete, magari immaginate queste strutture che si chiamano maximally even sets, insiemi massimalmente ripartiti, e rispondono al problema come distribuire 3 punti nella maniera ottimale, la meglio distribuita, attorno ad un cerchio diviso in 8 punti, per esempio, o 5 punti, o 7 punti in 12, come nel caso delle strutture diatoniche, o 5 punti in un cerchio di 16, e questa è esattamente la bossa. La bossa ha questa proprietà. Tam, tam, tam. Eccetera, eccetera. Altra proprietà, è esattamente la stessa proprietà di distribuzione di punti. La cosa inaspettata è che si trovano in repertori che non hanno nulla a che vedere con la scrittura. Per esempio, i Pigmei, quando battono dei ritmi con i passi di danza, creano delle strutture estremamente complesse per noi occidentali, che hanno delle proprietà di imparità. Se vedete, questo ritmo è tale che partendo da un qualsiasi punto all'estremo opposto non ho una pulsazione, quindi ho un vuoto, vedete? Ho un vuoto, eccetera. Posso rifarlo partendo da qualsiasi pulsazione, e questo crea una sorta di sincope generalizzata. Vediamo se provate a anticipare. Vedete un po' la difficoltà, no? della percezione rispetto ai ritmi tradizionali. Quindi ci sono degli studi di matematica naturale, le mathématiques naturelles, Marc Chemillier, che è partito dagli studi dell'etnomusicologo Simarom, per mostrare appunto, diciamo, gli aspetti cognitivi di queste strutture, e sono delle questioni interessanti proprio sul rapporto fra matematica, linguaggio, scrittura, musica, ritmi. E concludo semplicemente con un breve cenno sul fatto che tutte queste strutture poi corrispondono a qualcosa che i musicisti hanno messo in evidenza. Olivier Messiaen ha parlato di ritmi non retrogradabili, non invertibili, che sono appunto queste strutture palindromiche. Allora, la cosa interessante è che matematici come Alain Kohn, che ho già citato, si servono di queste idee per scrivere romanzi. Allora, ho scoperto che il precedente romanzo, Le Théâtre Quantique, un giallo quantistico, La punta dell'ago, era stato tradotto in italiano. Spero che questo nuovo romanzo, sempre scritto con la moglie Denis Charot e il suo professore di dottorato dell'epoca, Jacques Dixmier, sia tradotto anche in italiano. Allora, nello spettro d'Atacama avete come personaggi principali questi ritmi di Messiaen che entrano in gioco, e delle composizioni che nascono partendo da considerazioni estremamente sofisticate di matematica, con l'idea quindi di avvicinare il lettore ai concetti matematici e nello stesso tempo mostrare come la musica sia anche in questo caso strategica. Allora, ho altri esempi, Clapping Music di Steve Reich, per esempio. Anche qui abbiamo una bellissima struttura palindromica. Allora, torniamo al nostro cerchio. Potremmo moltiplicare gli esempi, ma vorrei parlarvi un pochino piuttosto di questo aspetto legato alle altezze, quindi all'armonia. Magari prendendo un esempio
anziché dal repertorio classico, dalla canzone. Allora, tutti conoscono, penso, questa canzone Se telefonando, che Morricone scrisse sul testo di Maurizio Costanzo, che fu, insomma, diciamo, un tormentone, come si dice qui in Italia, un tube, come si dice in Francia, grazie all'idea di Boris Vian, che ha introdotto la tube. Allora, vi invito ad ascoltarla, ad ascoltare soprattutto il refrain, il ritornello, guardando il cerchio, guardando come questa melodia, che è una melodia permutazionale, come vedrete, cioè c'è un gioco fine di permutazione fra le note della melodia e fra gli accordi soggiacenti, quindi questa è la terminologia degli accordi, fa diesis maggiore, si bemolle minore, sono i vari tipi di accordi, quello che abbiamo visto prima, accordo maggiore ma accordo minore, e proviamo a ascoltarla insieme. Allora, questa è l'epoca in cui Morricone esitava fra diventare, diciamo, compositore, diciamo, privilegiare l'aspetto musica colta, o piuttosto lanciarsi nella creazione di tormentoni, come il caso di Se telefonando. Se volete veramente entrare nel suo pensiero, penso che inseguendo quel suono che è edito da Mondadori alcuni anni fa, è forse il testo migliore che permette di capire come il pensiero di un compositore ispirato, diciamo, da certe tecniche permutazionali che vengono dalla scuola di Vienna, da Schoenberg, e d'altra parte attirato anche dalla musica semplice, dalla musica leggera, possano coesistere in una stessa persona. Allora, ascoltiamo assieme. Inizia tranquilla come una qualsiasi canzone sanremese, direi. Lo stupore della notte. Una cosa interessante arriva nel ritornello. Sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti. Una quarta che arriva per fare il ponte con le tre note successive della melodia permutate. Nuova nota che arriva, ponte modulante, abbiamo tonalità, lo spazio si arricchisce, gli accordi nuovi, sempre con lo stesso principio di tre note più una. Su tre note, una quarta, una quinta, ritorno a si bemolle, tonalità, e ricomincia il tormentone fino alla fine. La struttura è molto chiara, qua vedete tutti gli accordi maggiori e minori che ho semplicemente enumerato per mostrare in neretto i vari accordi che sono utilizzati, come lo spazio si riempie. Ma questa è una maniera molto grossolana di fare della statistica degli accordi. La vera questione che ci interessa è piuttosto questa. Esiste uno spazio armonico che permetta di vedere questa progressione armonica come una traiettoria all'interno di questo spazio, piuttosto che numerare gli accordi, vederla veramente come una traiettoria spaziale. Ebbene, questo spazio esiste, ma bisogna cambiare, bisogna lasciare il cerchio per andare verso altri orizzonti, verso questa struttura di tiling esagonale che si trova negli alveari o nelle varie strutture fisiche. Ed è Eulero, con il problema dei ponti di Königsberg, città in Germania, ci sono vari ponti, e il problema che si pone ai matematici è dimostrare se sia possibile o meno passare sopra ogni ponte una e una sola volta. Allora, è un po' il problema del cavallo nella scacchiera. Partendo da un posto, da una posizione, è possibile fare il giro di tutte le caselle e ritornare al punto di partenza? Sì, se la scacchiera è 8 volte 8. Se fosse 7 volte 7 o 9 volte 9, è impossibile. È Eulero che lo mostra. Quindi sviluppa delle tecniche che diventano la teoria dei grafi, ma la cosa interessante è che cambia prospettiva. Anziché avere il cerchio, ha come modello
il piano e vedete le note si dispongono secondo due assi. Questo è l'asse delle quinte, do, sol, re, eccetera. Questo è l'asse delle terze maggiori, do, mi, sol, diesi. E mettendo in questo modo la disposizione otteniamo una triangolazione del piano, innanzitutto, questa è la prima proprietà, dove ogni triangolino corrisponde do, mi, sol. Nel baricentro metto il tipo di accordo, vedete, do, mi, sol corrisponde a un accordo maggiore, do maggiore, e vicino a do maggiore cosa ritrovo? Do, mi, la, la minore, la relativa, questa prima simmetria, oppure qua su avrò do minore, parallelo, mi minore, il blu, è l'altra simmetria, ed è quindi questo spazio, che si chiama tonnet, o reticolo di note, che vi illustro, innanzitutto ve lo illustro utilizzando questo software. Adesso abbiamo il cerchio, magari lo teniamo il cerchio perché ci può sempre servire, lo mettiamo di lato e però utilizziamo questo, eccolo qua. Allora, innanzitutto vi mostro effettivamente come l'asse delle terze maggiori corrisponde a un triangolo equilaterale a uno dei generatori del piano, l'altro asse è questo, quindi ho 4, ho 3, 4 più 3 fa 7, quindi ho le quinte nell'asse verticale e ogni accordo lo posso vedere come un triangolo in questo piano, quindi accordo maggiore, accordo minore, do maggiore, la minore, vedete il simmetrico, do maggiore, do minore, do maggiore, mi minore. Ogni accordo maggiore è circondato da tre accordi minori che contengono un lato in comune del triangolo e ogni accordo minore sarà circondato da tre accordi maggiori e così via. E così riempiamo questo spazio che si chiama appunto tonnet. Ed è in questo spazio che adesso possiamo divertirci a analizzare i percorsi armonici come fossero delle traiettorie spaziali. Allora vediamo qualche esempio. Allora c'è una piccola idea che giusto bisogna tenere presente. Quando si parla di tonnet si parla di network di toni, o network di note, ovvero i punti sono le note, ma avete capito che partendo da questo, mettendo il baricentro ad ogni triangolo e dicendo accordo maggiore, accordo minore, accordo maggiore, accordo minore, ottengo un altro tiling esagonale che corrisponde esattamente a un grafo nei quali i punti sono gli accordi, qua i punti sono le note, qua i punti sono gli accordi, accordo maggiore circondato da tre accordi minori, vedete? Quindi è il processo di dualità, la costruzione del duale di uno spazio, vedete? Uno spazio dove i vertici, un grafo dove i vertici sono le note e un grafo dove i vertici sono gli accordi, con le varie trasformazioni, con questi tre colori, con questi tre colori cotturo questa idea di passaggio da un accordo, da una tonalità, alla relativa o alla parallela o alla terza possibilità, mantenendo due note in comune. Allora vediamo un esempio con Paolo Conte, questa Sotto le stelle del jazz, per esempio, semplicemente per mostrarmi un po' un esempio pedagogico e nello stesso tempo una delle canzoni che, secondo Paolo Conte, è una delle una delle più care, a lui, una delle canzoni che ama di più. Allora vediamo. Opla. Allora, in questa visualizzazione che è stata fatta da Gilles Baron, vedete anche una ragnatela. La ragnatela vi indica la tonalità. Lo spazio è uno spazio che sviluppa vari percorsi armonici, ma con la ragnatela sappiamo che siamo in sol maggiore, che è la tonalità di diciamo. Sol maggiore mi minore, R, prima relazione di simmetria. L'argenteria spariva. Questa è la... Ladri di stelle di andiamo a apparire il timing esagonale. Background. Così eravamo noi, pochi capivano. Questa è un ciclo, una progressione estremamente conosciuta, un'anatola, si chiama nel linguaggio di armonico, e corrisponde a una scelta particolare all'interno di questo tonnet, di questo reticolo, così eravamo noi, con quindi delle note
sotto le stelle del jazz che si allontanano. Abbiamo Sol maggiore, ma quanta notte è Do maggiore passata. Parallelo Do maggiore, Do minore, Marisa, la seconda svegliami. Possibilità abbraccio una trasformazione tra accordo maggiore e minore è mantenendo due note in comune. Le donne odiavano il jazz. E la struttura circolare che ricomincia. Aspettiamo la modulazione per vedere cosa succede. Motivo. Allora, questi quattro accordi. Allora, cos'è una modulazione? È una rotazione nel cerchio, ma qua siamo nel piano. È una traslazione. E il nostro loop, il nostro ciclo ricomincia. Siamo in un'altra tonalità, siamo in Si bemolle maggiore. E ritorniamo alla tonalità di partenza con un'altra trasposizione, con un'altra traslazione spaziale. La canzone è questo, è un pochino questo riassunto da un punto di vista della geometria nascosta, ed è incredibile come con questa idea, con questi quattro accordi più queste relazioni di prossimità, di topologia in fondo, fra un accordo. Vedevo Benedetto che faceva un segno per dire qua stiamo parlando di una struttura topologica, è vero? E difatti se studiamo dal punto di vista matematico cosa si nasconde dietro questo spazio, in realtà dietro al tonnet che è infinito, perché possiamo immaginare un pianoforte infinito, grazie all'equivalenza all'ottava abbiamo delle identificazioni di una porzione del piano, quindi Do, Mi, La bemolle, Do, Mi, La bemolle, Do, si ritrova, vedete? Do, Mi bemolle, Fa diesis, La, Do, si ritrova da questa parte. Quindi anziché fare come prima una torsione per avere un nastro di Möbius, cosa faccio? Comincio a identificare parte superiore con parte inferiore e ottengo il mio solito cilindro, e poi devo identificare questo lato con questo lato, quindi lo chiudo e ottengo il toro. Quindi stiamo facendo della geometria toroidale nel momento in cui stiamo guardando la musica che fa la sua traiettoria spaziale. Ci sono vari strumenti per formalizzare tutto questo, magari non ve li do in dettaglio, però è possibile costruire il tonnet partendo dai complessi simpliciali per i matematici interessati, ovvero da elementi del tipo punto, segmento, triangolo, tetraedro, e con un processo di autoassemblaggio dagli accordi maggiori e minori, che sono dei triangoli, per autoassemblaggio su lati comuni, ebbene ottengo esattamente questo toro. Questo toro è una delle possibili rappresentazioni topologiche, quindi c'è un calcolo esplicito, si possono studiare tutti gli invarianti, i numeri di Betti, eccetera. Qua andiamo un pochino più nello specifico per rendersi conto appunto che questa è una delle scelte possibili. In realtà non è la sola, possiamo cambiare coordinate, possiamo avere delle altre strutture che generano gli spazi e avere gli stessi invarianti topologici, possiamo avere uno spazio non connesso, se scegliamo un tipo di accordo, per esempio l'accordo aumentato 4-4-4, se rivediamo il triangolo equilaterale all'interno del cerchio, ebbene lui mi genera uno spazio che è completamente sconnesso. Quindi l'idea è che è possibile cambiare rappresentazioni, quindi in realtà non c'è un tonnet, esiste una miriade di tonnet, una miriade di spazi nei quali la musica può essere analizzata. E secondo i tipi di assi che si scelgono, ebbene, è possibile avere degli spazi che catturano più o meno la logica musicale. Cosa intendo per questo? Intendo che se mi metto ad analizzare un corale di Bach, un Pierrot Lunaire di Schoenberg, o un voile di Debussy, avrò dei comportamenti diversi rispetto alla traiettoria spaziale. Se cerco, per esempio, di avere delle traiettorie il più possibile connesse, che non saltino da un punto all'altro, avete visto come un po' l'idea di Paolo Conte di restare all'interno di un loop, posso enumerare tutti questi cambi di coordinate, tutti questi tonnezze, tutti questi spazi, e mettere in evidenza quello che rispetta meglio di altri la connessità delle traiettorie. Quindi 3, 4, 5, eccolo qua, è il nostro tonnet, accordi maggiori e accordi minori, va bene per Bach, ma sparisce, vediamo qua, sparisce per Debussy. 3, 4, 5, in neretto, vedete?
è un altro spazio, 2, 4, 6. Bisogna immaginare un asse dei toni. Sì, perché Debussy usa la scala per toni interi, che è l'esagono regolare. Quindi questo sarà lo spazio privilegiato e per Schoenberg non c'è uno spazio che vince e questo corrisponde bene alla logica del dodecafonismo che non vuole, diciamo, non deve esserci un polo, no, che primeggia sugli altri. Quindi si ritrovano dal punto di vista completamente geometrico, guardando la connessità delle traiettorie. Vedete, l'idea è semplice, metto in entrata dei file MIDI, quindi dei brani musicali, guardo la traiettoria e cerco lo spazio che rispetta la proprietà di connessità delle traiettorie, classifico tutti questi spazi e guardo, e in questo modo ho una sorta di classificazione stilistica su base topologica o geometrica. Vedete, questo è un po' l'approccio. Allora, posso divertirmi a cambiare spazio, a prendere uno spazio, a prendere un corale di Bach e a metterlo in uno spazio che non ha nulla a che vedere. È come, immaginate un pesciolino che diventa un pesce palla perché ho cambiato le coordinate. Questo è Darcy Thompson, l'inventore della morfogenesi, se volete, con forma e crescenza e croissance e crescita, forma e crescita. Non so come sia tradotto in italiano. In ogni caso, penso che lì... Forma E? Ho sentito qualcosa. Allora, ecco il corale di Bach, tedesco. La bandierina, non c'è dubbio, siamo in Germania. E prendiamo la stessa traiettoria e facciamo un calco in uno spazio nel quale abbiamo cambiato gli assi. Cambiare gli assi cosa vuol dire? Cambiare i rapporti intervallari. Vuol dire mettere in evidenza altri tipi di rapporti. Allora, qual è il risultato? Una bella scala pentatonica, i tasti neri del pianoforte che esce, perché questo è lo spazio nel quale la scala pentatonica è la scala naturale, è la scala privilegiata, quindi abbiamo pentatonicizzato, se vogliamo, un corale di Bach. Allora, queste sono esperienze che si possono fare e allora, mi sono divertito a cercare di analizzare altri brani di Paolo Conte, per esempio questo brano Madeleine, proviamo ad ascoltarlo insieme guardando cosa succede nel tono. Io rimetto il tonnet, guardate questa sequenza di accordi, guardate il movimento che fa, possiamo vederlo anche qui, quindi quattro accordi, i primi quattro accordi in rosso, lo stesso gruppo è già qui. Traslato, traslazione o trasposizione di una terza minore, stesso gruppo traslato. Parola. E vedete, lo spiazzo si riempie piano piano. Abbiamo per toccato. Ed intuire. C'è un ultimo episodio che è leggermente diverso. Perché l'idea è di arrivare ad un punto. È casomai. Che ci permetta di ritornare. Per ricordare. Eccolo qua la tonalità, mi bemolle settima con. Tanto. Punto di partenza e ricominciamo il nostro giro. Quindi abbiamo riempito, abbiamo fatto un covering dello spazio degli accordi maggiori, c'è un solo accordo che non ho utilizzato, l'accordo di Fa maggiore, per delle ragioni prettamente musicali, perché Paolo Conte non era interessato a sfruttare il ricoprimento totale dello spazio, ma questo processo musicale può far pensare, un po' al movimento del cavallo nella scacchiera, a cercare di riempire magari tutti gli accordi maggiori e minori. E in questo modo, allora, ci sono delle splendide animazioni fatte da Gilles Barouin, vi rinvio alla sua pagina, ma vediamo giusto un esempio, qual è il modo più semplice per riempire lo spazio di tutti gli accordi maggiori e minori. Partendo da un accordo, Do maggiore, La minore, Fa maggiore, vedete? Faccio un zigzag. E visto che sono in un toro, poi esco da questa, rientro da questa, ho toccato tutti gli accordi maggiori e minori. Maggiore a Do maggiore, una e una sola volta, quindi ho costruito un cosiddetto ciclo hamiltoniano su questo spazio, un ciclo che passa per tutti gli accordi maggiori e minori una e una sola volta e ritorna al punto di partenza. Allora,
di nuovo la domanda, chi ha inventato i cicli miltoniani? Allora, non è Bach, non è Hamilton, sarà un altro compositore. Avete un'idea di chi può essere? O chi ha avuto, diciamo, un'idea, non è l'inventore dei cicli miltoniani, ma ha avuto un'idea di strutturare, vedete, questa serie, questa progressione. In realtà si è fermato, questo compositore di cui vi do il nome fra breve, si è fermato al punto rosso, avrebbe potuto continuare e fare veramente il ciclo completo. Non ha voluto farlo per delle ragioni che adesso capirete subito, perché non era interessante arrivare fino alla fine, ma in ogni caso ha fatto qualcosa che corrisponde esattamente a questa idea di ciclo miltoniano. Allora vi potete guardarlo o come zigzag o come una geodesica nell'ipersfera a quattro dimensioni, a qua a destra. Scegliete il vostro spazio. Quello zigzag che abbiamo visto prima. Secondo movimento della nona sinfonia di Beethoven. O la geodesica nell'ipersfera degli accordi di Gilbert Rouen, dove un zigzag diventa un equatore. Allora, lì possiamo rivederlo. Processo miltoniano nella musica colta e utilizzato da chi si interessa alle canzoni, diventa processo miltoniano che dà, diciamo, nascita a canzoni miltoniane. E un piccolo esperimento che abbiamo fatto è leggere in retrogradazione la successione di Beethoven. Allora, questa è una canzone che è nata in una collaborazione con Polo, un artista francese che ha scritto quindi un testo, e se leggiamo la progressione partendo dalla fine, abbiamo esattamente il zigzag che fa così, e magari possiamo ascoltare un breve estratto. Do maggiore e torniamo indietro. Plongé comme un enfant, cheveux au vent, sous l'océan du blé en herbe. Al punto di partenza, avete visto, abbiamo fatto il ciclo completo, canzone miltoniana, è una canzone che sviluppa un percorso che permette di passare per tutti gli accordi maggiori e minori una e una sola volta. Allora, sono un po' in ritardo e quindi accelero un pochino, se siete interessati ci sono vari video su YouTube dove appunto, ho cercato di sviluppare una piccola competenza nella creazione, nella scrittura di canzoni miltoniane. Allora, anziché avere dei zigzag, vedete, ho dei cicli, per esempio, che sono non periodici, che non hanno periodicità interna. Questa può dare nascita a una canzone miltoniana massimale, per esempio, quindi senza ridondanze interne. E tutti questi cicli sono stati classificati, sono dei matematici di Pavia che hanno fatto la lista delle parole che corrispondono a queste tre lettere, che corrispondono a delle successioni armoniche. Vedete, questa parola di 24 lettere corrisponde a una progressione armonica di uno dei cicli possibili miltoniani, quindi c'è una classificazione algebrica. La cosa, diciamo, più interessante musicalmente è trovare dei cicli che hanno una piccola ridondanza, una piccola ripetizione interna. Per esempio, questa parola di 6 lettere ripetuta 4 volte dà una struttura di ciclo miltoniano che può essere utilizzato. Allora, io l'ho utilizzato per mettere in musica una canzone di un testo di Mario Luzzi. Vedete che ci sono dei colori blu, rosso e verde che corrispondono esattamente a questi tre operatori. Vi passo solo questo estratto, questo breve estratto, nel momento in cui una canzone innocente diventa miltoniana. Esattamente, e possiamo magari seguire il processo di complessificazione armonica insieme. Allora, vediamo se riesco a trovare il punto. Eccolo qua.
nell'intimo del cuore si è perduta. La canzone è stata arrangiata da Mattia Bergomi e registrata qualche anno fa nel Massive Art Studio di Milano. Allora partiamo da La bemolle maggiore. Caduto è più che un segno della vita, riposi, dal viaggio sei tornata dentro di te. Eccetera, eccetera. Gli accordi si seguono bene, perché allora c'è questa idea di progressione liscia dal punto di vista delle note comuni. Così siamo solo la fine del ciclo. Nel silenzio dell'essere, nel silenzio dell'essere. E siamo a La bemolle maggiore. Siamo ritornati al punto di partenza, senza neanche accorgercene, spero, senza troppo accorgercene, abbiamo fatto il giro di tutti gli accordi maggiori e minori. Allora, questo non è nuovo, l'Oulipo, gli scrittori dell'Oulipo, Georges Perec, Queneu, Calvino, utilizzavano dei vincoli nella letteratura, un romanzo scritto senza utilizzare la lettera E, la vocale E, per esempio, o 100.000 miliardi di poemi che vivono in un libro, quindi tagliuzzando il libro è possibile avere più poemi di quelli che si possono leggere durante tutta una vita. Questa è un po' l'idea di questo movimento degli anni 60 e quello che cerchiamo di fare è un po' riprendere questa lezione e fare l'UMUPO, l'ouvroir de littérature potentielle, non so come ouvroir si può tradurre in italiano, ma diciamo un po' laboratorio letteratura potenziale che diventa un laboratorio di musica potenziale. A noi piace lavorare per esempio con i disegnatori di BD, di cartoons, per dare delle idee che vengono dalla musica e dalla matematica per poter fare dei comics che utilizzano queste strutture e in controparte ispirarci dalle loro tecniche per scrivere della musica che possa in qualche modo rendere conto di questi giochi combinatorici. Avrei molte altre cose da mostrarvi, ma penso che possiamo magari fermarci qui e discutere un pochino insieme su questi aspetti che sono più larghi della semplice utilizzazione della musica. Qui si può parlare di arte e della creatività nella disciplina artistica e nella disciplina musicale. Grazie. Beh, grazie mille, è stato molto interessante. Intanto volevo ricordarvi che questo è il secondo colloquio della serie dei colloqui per gli studenti, ce ne sarà un terzo prossimamente. E adesso diamo spazio alle domande. Ecco, no, non ho capito, in questa rappresentazione sul piano o sul toro di tutte le note, sì? In base a cosa una nota è vicina ad altre? Tipo il... mi sembrava cercando il do, esatto, più vicino al mi. Allora, questa è una scelta, è una scelta possibile. Ho scelto come assi generatori, partendo dal do, ho scelto l'asse delle terze maggiori, quindi 4. Se ripeto 4, 4 più 4 fa 8, 8 più 4 fa 12, quindi ritorno a 0, vedete? Quindi resto all'interno di un triangolo equilaterale. Okay? Questo è uno degli assi. L'altro asse, in diagonale ascendente, diciamo, verso il nord-ovest, è 3. 3 più 3 fa 6, 6 più 3 fa 9, 9 più 3 fa 12, quindi resto all'interno di un sottogruppo, del gruppo ciclico di ordine 12, il quadrato, la settima di dominante. Questi due assi... E quella verticale che è il sol? E questa si ottiene combinando 3 due. Più 4. Okay. 3 più 4 fa 7 e ottengo l'asse delle quinte. Ma, come dicevo, questa è una delle possibili decomposizioni, perché posso utilizzare un'altra decomposizione, per esempio eccolo qua, posso avere tutti questi spazi insieme, vedete? In questo caso
partendo dal Do, ho il 3 da una parte e ho il 2. Quindi il mio accordo di Do maggiore non è più un triangolo. Per avere un triangolo devo avere un altro tipo di accordo. Quindi topologie differenti, decomposizioni del piano diverse inducono una sorta di topologia differente rispetto alla prossimità intervallare di una nota e degli accordi, e quindi nel momento in cui studio, adesso ritorno a un modo non interattivo, prendo una qualsiasi brano, un brano di cicoria, per esempio. Un po' se me lo carica. Metto due spazi a confronto, gli faccio. Ho un'opzione traccia che mi permette di veramente guardare dove il brano si muove, vedete? Quindi in questo caso ho scelto due spazi diversi. E quello che posso chiedere al computer è di calcolare in maniera automatica la compliance, per scoprire che, per esempio, in questo spazio ho interesse a mettermi nel tonnet tradizionale per avere il massimo della connessità delle traiettorie. Ma il 237 che ho scelto, che è lo spazio pentatonico, in qualche modo, ha una certa rilevanza rispetto ad altri che sono meno importanti. Vedete? Quindi questa è una sorta di classificazione per, ancora una volta, dare la possibilità di mettere in relazione degli accordi con un principio di prossimità, di mettere insieme degli intervalli, vicini degli intervalli, scegliendo il tipo di decomposizione del piano. E non si può cambiare, cioè la topologia alla fine rimane sempre un toro, però. Allora, come periodo, non si può tentare di trovare una curvatura positiva o negativa? Allora, c'è un toro in una serie di spazi, come quello che dicevo, in questo slide, è che è possibile classificare e quindi cercare gli invarianti topologici. Ottengo il tonnets in un certo numero di spazi, ma non necessariamente in tutti. Vedete, questi sono gli invarianti ai numeri di Betti. No? Per esempio, se prendo in questo caso, ho quattro componenti connesse, quindi lo spazio è sconnesso. Quindi ho cambiato completamente la topologia. E tutto questo è indotto in maniera naturale dal tipo di accordo che genera lo spazio. Se prendo triadi maggiori con i relativi minori, ho una struttura toroidale. Se prendo accordi aumentati, avrò questo spazio che non è connesso. Quindi cambio completamente la topologia. Sì, buonasera. Sì. Siamo là. Le faccio complimenti per tutto quello che ha detto questa sera. Però mi chiedevo se questa grande scienza è riuscita ad indagare il leitmotiv che viene ripetuto in musiche, suoni, vocali che colpiscono determinati luoghi del cervello, ovvero gli ormoni vengono stimolati con determinate armonie, certi tormentoni colpiscono determinate altre parti del cervello. Cioè, questo tipo di indagine viene fatta anche per capire come catturare l'attenzione, certo. e ovviamente orientarla verso una razionalità, un'irrazionalità o un fattore ormonale o quant'altro. Allora, qua entriamo nel campo della percezione, della cognizione e della percezione. Ci sono studi, ci sono persone che lavorano su modelli geometrici rispetto alla percezione. Allora, alcuni studi di neuroscienze hanno mostrato che la nostra percezione della tonalità ha questa struttura toroidale, che io vi ho mostrato con il mio linguaggio, un po', con le simmetrie, quindi che chiamo tonnet, ma che questi autori non chiamano tonnet, è lo spazio tonale per loro, uno spazio nel quale le tonalità si,
si vedete, ci sono, è molto simile a quello che vi ho mostrato, però la cosa interessante è che c'è tutta una comunità che lavora sulla psicologia sperimentale per cercare di definire dei protocolli, o sulle neuroscienze cognitive per cercare di mostrare giustamente qual è il valore percettivo di alcune strutture geometriche, o come percepiamo le progressioni armoniche o le melodie, eccetera. E poi c'è un interesse per cercare di giustificare da un punto di vista matematico questi risultati che vengono dalle neuroscienze. Allora, uno degli studi che sto facendo è un po' quello di sviluppare, di andare un po' al di là di Piaget, quando Piaget, diciamo piuttosto prendere Piaget, l'epistemologia cognitiva, nell'ultimo suo movimento, cioè quello degli anni 90, dove si parla di morfismi e categorie, comparer, transformer, quindi paragonare, trasformare, mettere in relazione, trasformare oggetti o strutture. E questo, allora, non ho avuto tempo di mostrarvi, ma il Tonnetz, che diciamo viene da un punto di vista completamente indipendente da studi di neuroscienze, in realtà è possibile vederlo come una struttura categoriale, come una categoria nel quale, anziché occuparmi, posso forse mostrarlo qui, anziché occuparmi di punti, che sono accordi, gli accordi diventano delle distribuzioni di note con delle trasformazioni, vedete? E queste operazioni di simmetria sono delle trasformazioni naturali, e siamo in un linguaggio nel quale, al di là degli oggetti, quello che contano sono le trasformazioni fra gli oggetti. E questo è un modo di pensare che è tipicamente musicale. Se pensiamo al valore delle trasposizioni musicali, alla possibilità di riconoscere una melodia... Allora, questo è un tormentone piuttosto francese, Brassens, se ve lo suono... Avete riconosciuto che esattamente è la stessa cosa, perché il nostro orecchio percepisce strutture che sono legate da trasposizioni, per esempio. E ci si può chiedere fino a che punto è possibile spingere questa idea di trasformazione, in modo tale che oggetti che sono legati da una sorta di trasformazioni generalizzate, che sono funtori per il linguaggio delle categorie, possano effettivamente essere messi in relazione. E in questo modo è possibile dare, non dico una risposta, ma andare nella direzione di uno studio matematico di fenomeni cognitivi e percettivi, partendo esattamente dagli stessi oggetti che manipoliamo nella matematica e musica, nella ricerca matemusicale. Sono delle ipotesi, ovviamente, perché bisognerebbe fare dei test di percezione. Beh, per esempio, il piccolo esempio che vi ho fatto all'inizio, adesso magari questo mi permette di rispondere. Vi ricordate quando vi ho chiesto cos'è? Allora, se anziché suonarvelo così, ve lo suono così. Hey Jude, cosa ho fatto? Ho fatto il negativo di Hey Jude. Ho preso un accordo maggiore, e siccome l'accordo maggiore è quello dell'inizio dell'armonia, ho fatto un'inversione rispetto a quest'asse e ho trasformato un accordo di Fa maggiore in un accordo di Do minore. E questo l'ho fatto sistematicamente per ogni accordo maggiore, che quindi diventa minore, ogni accordo minore diventa maggiore, e questa è la costruzione del negativo di un brano musicale. Questo si può fare partendo da qualsiasi musica. E allora, quello che avete sentito è una realizzazione MIDI abbastanza... brutta, però se prendo per esempio Bohemian Rhapsody dei Queen, is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, escape from reality. Open your eyes, look up to the sky. Passiamo esattamente alla stessa idea di un'armonia negativa. Dal punto di vista percettivo, penso che riconosciamo le
legame e anche un interesse a questo tipo di operazione, e dal punto di vista algebrico e topologico è una semplice rotazione, vedete, della traiettoria dato un punto spaziale. Scusa. Sì. No, forse dobbiamo un po' concludere, sì. Però ci sarà un coffee break. Possiamo continuare. Qualunque altra domanda volete porre al nostro conferenziere, sarà ben lieto di rispondervi. Il coffee break si trova al secondo piano, nell'aula studenti dall'altra parte, nel corridoio opposto a questo. Direi di fare un altro applauso. Non è un'obiezione. Volevo dire solo una cosa per i ragazzi che forse non si intendono. Tutto quello che hai detto oggi è basato sulla suddivisione equabile della tutto. Domani si parla dell'altro mondo, cioè della suddivisione non equabile delle scale. Esatto. Quindi queste due conferenze sono in qualche modo complementari. Complementari. Ecco.